Qui Diego Dabber 21, salve a tutti. In questo nuovo video ecco un nuovo doppiaggio su I Simpson episodio 4 della stagione 7. Bart si vende l'anima. Nei panni del commissario Winchester, voglio. Spero che questo video vi piaccia. Un cirvir ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Dab is the world è il mio motto. Buona visione a tutti. Spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. La nonna di Milhouse abita nella 257esima strada e io sono nella terza. E dunque. Beh, finalmente un pizzico di fortuna. Voglio aspetta papà, ma cerco di far ragionare questo pazzo scatenato. Piano, che è stato? Chi ti ha rubato? Dimmelo. Ciao Ralph. Ciao Bart, mio caro compagno di scuola. Già. Ho una semplice proposta, Ralph. Vorresti guadagnarti un dollaro? Non lo so. Non devi fare altro che firmare un pezzo di carta che dice che posso avere la tua anima. Mi serve un'anima, qualsiasi anima, la tua. Che sta succedendo qua? E dunque, guaglioncelli, questo era il mio doppiaggio del commissario Winchester dall'episodio 4 della stagione 7 dei Simpson. Bart si vende l'anima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un cirbir ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Dab is the world è il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. E soprattutto non vendete mai la vostra anima. La nonna di Milhouse abita nella 257esima strada e io sono nella terza. E dunque. Beh, finalmente un pizzico di fortuna. Voglio, aspetta papà, mo cerco di far ragionare questo pazzo scatenato. Tua madre è una troia! Piano, che è stato? Chi ti ha rubato? Dimmi. Maledetti gli occhiali, mi ha rubato anche gli occhiali, mi ha rubato. Tutto, mi ha rubato tutto. Eh? Ciao Ralph. Ciao Bart, mio caro compagno di scuola. Già. Ho una semplice proposta, Ralph. Vorresti guadagnarti un dollaro? Non lo so. Ho una semplice proposta, Ralph. Vorresti guadagnarti un dollaro? Non lo so. Non devi fare altro che firmare un pezzo di carta che dice che posso avere la tua anima. Mi serve un'anima, qualsiasi anima, la tua. Mi serve un'anima, qualsiasi anima, la tua. Che sta succedendo qua? Che sta succedendo qua? Che sta succedendo qua? L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
Dunque, avevo già portato questo episodio la scorsa estate. Guardando questa clip, ditemi, avevo ragione o no ad affermare che questo episodio non è così lontano da un episodio della Paura fa 90 in quanto a fattore paura? La premessa di tutta la puntata è riassunta in un titolo: Bart si vende l'anima. Succede che dopo uno scherzo in chiesa, con annessa mega cazziata del reverendo Lovejoy, Bart esprime il suo scetticismo spirituale per quanto riguarda il concetto di anima e scommette quindi con Milhouse, che è il suo amichetto un po' nerd, che le anime in realtà non esistano e per gioco gli vende la sua per $5. Fatto ciò, cominciano a succedere a Bart una serie di eventi praticamente inspiegabili, tipo che le porte automatiche del discount davanti a lui non si aprono. Rendendosi conto che ciò sta succedendo perché lui non ha più un'anima, cerca in tutti i modi di riacquistarla e viene questa parte, dove, a parte un lieve momento di commedia con Winchester e il pazzo furioso, apparentemente un povero diavolo derubato di tutto, o quando c'è il tizio che distrugge la bici di Bart e poi cade in una metro. E quanto ci godo, visto che davvero bullo ride in faccia Bart dopo avergli distrutto la bici, il karma gira bastardo. Dunque, dicevamo, a parte questi momenti di commedia, o la sottotrama di Bo che prova praticamente a trasformare il suo bar in una specie di McDonald's fallendo miseramente, c'è Bart che si avvicina a Ralph e, parlandogli con una voce veramente da incubo, gli chiede un favore per $1 di vitale importanza. Perché gli serve un'anima, qualsiasi anima, la sua. E Dio mio, la faccia che fa quando Winchester lo illumina con la torcia, che anche quella che vedete in copertina. Ripeto, questo episodio sarebbe stato perfetto come componente di un episodio della Paura fa 90. Quando paragoni un episodio a un episodio della Paura fa 90, capisci che il livello incubotico di questo episodio è molto alto. Uno dei più dark in assoluto della serie. Ah, come mi mancano questi Simpson. Poi, a voglia, ci saranno altre occasioni in cui porterò questa puntata. Allora, Weioncelli, vi sono piaciuto come il commissario Winchester? Per me che sono del nord non è stato facile imitare l'accento del sud, perciò spero che apprezziate. E quindi alla prossima, fate i bravi, ma statemi bene, mi raccomando. E soprattutto fate i bravi, eh? Vedete bene di non tradirmi, perché se lo fate... Mi serve un'anima, qualsiasi anima, la tua!